Uomo 77, siamo nello stand di Serge Blancot e siamo in compagnia dei giocatori del Parma di rugby e anche della nazionale italiana. Adesso li conosciamo uno per uno. Salve, sono Simone Favaro. Sono Manuel Bosomai. Hi, my name is Andrea. Roberto Guastaroli. Francesco Mito. Paul Emerick. Allora ragazzi, la prima domanda che voglio porvi è come si presenta, come andrà l'Italia e come si sta preparando al Sei Nazioni? Come andrà lo vedremo tra poco, che inizia a febbraio questa Sei Nazioni. Si presenterà sicuramente con la consapevolezza di aver fatto bene questi tre test di novembre e con la voglia tanta di dimostrare e di affermarsi in questo mondo. Dopo che noi vedremo in prossima settimana, abbiamo un raduno del 24 fine del 29 e poi dopo andiamo avanti da lì e speriamo bene per la prima partita contro Irlanda sul febbraio 6 a Dublino. I think Italy have got a good chance in Six Nations, especially if Simone Favaro is playing at 7. He's a very good player, plays for Parma, and with him playing I think they can win. Io penso che c'è molta voglia di far bene, Sei Nazioni e sicuramente sono le qualità per fare e speriamo bene. Penso che dopo la vittoria contro Samoa ci sono possibilità di fare molto bene e di conquistare magari qualcosa di importante che da tanto che desideriamo che arrivi. Forza Italia! Grande! Allora ragazzi, invece un'altra domanda e curiosità, come riuscite a mantenere il vero valore dello sport del rugby quando comunque sta diventando sempre più importanti e famosi e perciò il mondo dello spettacolo cerca un po' di catturarvi? Ma comunque inizialmente sta nella formazione che ha il giovane a questo ambiente, dopo in seconda parte sta nella parte personale del giocatore, nella professionalità, a scindere ciò che è marketing dal tuo lavoro e la tua passione per lo sport. Mi richiedi una domanda ancora, per favore? Allora, come riesci a mantenere il vero valore dello sport del rugby quando oggi il mondo dello spettacolo, insomma, un po' vuole catturarvi? No, secondo me il rugby è sempre rugby, la cosa che succede in campo è sempre lì in campo, tutta la roba fuori del campo, del marketing, con tutto quello le altre cose qui, è sempre un parte del rugby, però per noi tutti i giocatori sempre giochiamo dal cuore, ogni partita, andiamo in campo, facciamo tutto 100% e questo non cambia mai. No, I think rugby's getting bigger and bigger every year in Italy, and especially coming from England, coming over here, you can see the growth of rugby, especially Italy versus New Zealand this year, with a sellout crowd, and I think every year it's going to get stronger and stronger, so occhio al lupo. Io penso che il rugby è basato su delle cose vere e quindi quando uno sport nasce da un qualcosa di vero, sì, ci possono essere anche delle spinte che cerchino, diciamo, di trasformare questa cosa, però se è basata bene rimane così, insomma. Penso che forse può essere toccato forse solo il rugby professionistico, poi tutto quanto riguarda il rugby educativo per i ragazzi, comunque tutto questo rimarrà sempre lo stesso valore e i ragazzini si continueranno a divertire e amare questo sport per i valori che può insegnare. Sono contento, il rugby sta crescendo in Italia così, è grandissimo. Grazie ragazzi.